Buongiorno mondo e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi, come promesso nel video precedente, vi faccio una piccola ricetta molto semplice di una ciambella con dentro la crema di zucca e scaglie di cioccolato. Cominciamo! Questi sono gli ingredienti: la crema di zucca, la farina integrale mischiata con quella bianca, la polvere lievitante, l'olio, la cannella, un pizzico di sale, cioccolato fondente e zucchero di canna e latte di cocco. Come vedete è molto semplice, vedrete. Io ho cominciato schiacciando bene la polpa di zucca e amalgamando un pochino alla volta la farina insieme al latte di cocco. In questo modo riuscivo meglio ad amalgamare tutti gli ingredienti. E ho fatto così fino alla fine, fino a che non ho incorporato tutta la farina e tutto il latte di cocco. Devo dire che questa ricettina è veramente sfiziosa, soprattutto in questo periodo autunnale in cui le zucche sono veramente, se ne trovano veramente di tutti i tipi. A proposito, la zucca l'ho precedentemente cotta al forno con tutta la buccia. L'ho tagliata in quattro, l'ho infornata a 180 gradi all'incirca per 40 minuti. Poi ovviamente controllate voi con una forchetta la morbidezza giusta, fino a che non raggiunge la giusta cottura. L'ho sfornata, io ho tolto la buccia e voilà, la polpa di zucca è pronta. Comunque qui, come vedete, sto continuando piano piano ad amalgamare tutti gli ingredienti. Finito con la farina e il latte di cocco, passiamo ad aggiungere anche gli altri ingredienti. Ecco qui, sono molto scrupolosa, eh? Perfetto! Aggiungiamo lo zucchero di canna e mescoliamo bene bene. Io uso lo zucchero di canna, quello integrale, quindi diciamo che è macinato un pochino più grosso e ci vuole un pochino di più a farlo amalgamare nell'impasto. Però ragazzi, è veramente buono e ha molti benefici. Poi aggiungiamo l'olio di semi. In teoria andrebbe aggiunto un pochino alla volta, ma io ho messo tutto insieme sempre per praticità e per velocità, perché di sottofondo non si sente, ma c'erano i miei bambini che facevano veramente il bordello. Poi aggiungiamo il lievito vanigliato, la cannella e continuiamo ad amalgamare il tutto. Molto 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 velocemente, eh? Quanto sono forte in questo video, guardate come vado veloce. Sì, sono brava. Ogni tanto si vede il mio capoccione, però insomma, dai, dovrebbe andare bene. Aggiungiamo la cioccolata fondente fatta a scagliette. Io ho usato la cioccolata fondente che compra a Lidl, che dentro ci sono i pezzettini di rampori buonissimi. Comunque ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi che tutti gli ingredienti sono scritti nell'info box. Ok, adesso, dopo che ho mescolato tutti gli ingredienti, prendo una teglia per ciambellone, l'ho oliata e infarinata e ci versiamo dentro tutto il composto in una maniera un po' pasticciona. Per favore, passatemela, eh? Non sapevo veramente come mettermi per farvi vedere nel miglior modo possibile come venisse versata, però insomma, bene o male ci sono riuscita, e questo è il risultato. Inforniamo a forno ventilato a 180 gradi per circa 30-35 minuti e questo è il risultato, ragazzi. Io poi ho messo su un po' di cioccolato fondente per abberlirla un pochino, l'ho sciolto a microonde e con un conetto fatto con la carta da forno ho messo dentro il cioccolato e ci ho fatto tutte queste striscette. Molto semplice, molto casareccio e veloce soprattutto. Adesso qui, con la scusa che ho preparato il dolce e che ve la devo far vedere dentro, la apro, ve la faccio vedere e poi me la pacco anche. Comunque ragazzi, il video è finito, speriamo che vi piaccia, alla prossima!